Bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. Abbiamo cominciato con questo trailer, un trailer diciamo un po' terrorizzante, proprio perché terrorizzante vogliamo che sia l'esperienza della partecipazione al congresso di TV Radicale. Era un po' uno spot che prendeva in giro noi stessi, innanzitutto, e anche chiaramente il congresso. Bene, da palinsesto, forse ricorderete che a questo punto era previsto un radical bar sulle questioni del Nord Africa e del Medio Oriente. L'abbiamo dovuto rimandare a dopo il congresso per degli imprevisti che vi sono stati, che sono sopravvenuti e che perciò non ci consentono di fare radical bar. Ma diciamo, tutto, diciamo, ogni impedimento è un giovamento, nel senso che sostituiamo questo spazio con uno spazio, intanto probabilmente ecco, con uno spazio dedicato al congresso, visto che ormai siamo vicini al congresso e sarà sempre più importante discutere di quello che il comitato promotore del congresso ha finora fatto e di quello che poi il congresso dovrà decidere. Ecco, io introduco subito quelli che sono gli ospiti di questa conduzione. Ve li faccio vedere. Da sinistra vedete Donato Volpicella, compagno radicale storico del Bruno Leoni Club di Bari, associazione radicale. Poi abbiamo Gianni Colacione, colonna di TV Radicale e compagno radicale di Roma. Poi abbiamo Marco Marchese, che è componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e oltre che dirigente dell'associazione Radicale Calabria Radicale, e abbiamo anche, ecco, vedete Marco Marchese, e abbiamo anche Claudia Sterzi, componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e storica militante antiproibizionista radicale. Claudia in questo momento è caduta. Possiamo aggiungere a questa conversazione anche Riccardo Cristiano, che è un altro compagno sempre calabrese, e più o meno vedete. E adesso Claudia, ci sei adesso? Dovrebbe esserci Claudia, no, sta ritornando la comunicazione con Claudia. Ecco, Riccardo dovrebbe esserci invece. Perfetto. Ecco, ragazzi. Appunto il congresso. Ci avviciniamo oramai al congresso e mancano ormai pochi giorni al 4. Mi sentite? Sì. Sì. Ok, allora evidentemente c'era qualche problema sull'altra linea. Mancano ormai pochi giorni al congresso. Quali sono le vostre impressioni? E secondo voi cosa c'è da fare per far sì che ancora più persone partecipino all'appuntamento congressuale? Cominciamo da Riccardo, visto che è il primo che vede in alto a sinistra. A me potevi mettere per ultimo perché sono arrivato adesso, quindi non so Ma noi abbiamo appena cominciato. gli ultimi cosa saranno possiamo fare i primi. per Sì, pubblicizzarlo. le tue impressioni sul congresso, cosa fare, cosa abbiamo fatto finora e come pensi che arriveremo a questo congresso? Io penso che si sta procedendo bene. Penso che comunque per pubblicizzarlo bisogna utilizzare il mezzo di Facebook, della mailing list, se qualcuno ha degli amici, di invitarli e poi nulla, procedere verso la digitalizzazione di tutti i dati che abbiamo. Certo, Donato? Ma io ho molta fiducia nelle possibilità anche inespresse di TV Radicale. Allora, sinora si è sperimentato per lo più la produzione di contenuti video. Ma questa non è una novità per quanto riguarda il mezzo web, però utilizzarlo nel modo in cui è stato utilizzato da TV Radicale ha dato la possibilità anche a realtà che sino a quel momento avevano avuto poche possibilità di esprimersi, appunto di produrre dei contenuti in proprio. Quindi l'utilizzo di un mezzo non nuovo per internet,
ma forse nuovo per alcune realtà, ovviamente non per tutte quelle che hanno avuto la possibilità di esprimersi su TV radicale. Io penso che molto di più possa fare la TV radicale per il mondo radicale o la galassia radicale come noi la intendiamo, ma anche per quel che è la carenza di informazione. E Sì, quindi inizierei con questo. certo. Marco. Beh, come sta andando? Incominciamo ad avere i primi iscritti, mi pare che sono quasi 20, ad una settimana dall'apertura del congresso il dato mi sembra buono, a condizione chiaramente che nella prossima settimana via via ci sarà un crescendo di iscrizioni. Oggi mi sono arrivate dall'indirizzario nostro, da Calabria Radicale, che ha annunciato di voler fare da soggetto costituente di TV Radicale, che è una delle innovazioni che abbiamo introdotto nella proposta di statuto che il comitato promotore porterà a congresso, no? E quindi dal nostro indirizzario sono arrivati due preannunci, per cui si registreranno fra oggi e domani, e se ci sarà questo crescendo, come io prevedo, è facile che faremo un bel congresso a partire dalla settimana prossima, e poi ci sarà la settimana congressuale, nel corso della quale si potrà continuare a registrarsi e via via arriveremo ad un punto, arriveremo poi dopo agli organi e tutto quello che sarà necessario. E, vabbè, poi nel secondo giro magari farò più un intervento politico su quello che è il senso di TV radicale. Gianni, le tue impressioni a una settimana dal congresso? Allora, le impressioni dunque sono anche seguenti, diciamo, anche se numericamente l'attuale numero di iscritti al congresso, come osservatori o come sostenitori, possono sembrare poche, io penso invece che potrebbero essere proprio magari più meditate e sono iscrizioni di persone che hanno l'intenzione di dare un contributo fattivo, in questo senso non sarebbero poche, tutt'altro. Certo, dobbiamo rivolgerci il più possibile a ipotesi di incremento e a prospettive di incremento degli iscritti. È importante soprattutto anche andare a pescare un pochino nelle conoscenze di ciascuno che è, per esempio, anche semplicemente iscritto al sito, che quindi in qualche modo ha manifestato una certa vicinanza a TV Radicale. Per esempio, lo spottino di oggi che abbiamo mandato, l'horror spottino, che è uno spottino, diciamo, centrato un po' sul cinema, quindi tematico, che aveva appunto un messaggio abbastanza, in qualche modo, un po', tra virgolette, traumatizzante, che poi dopo però c'era il lieto fine, l'abbiamo mandato, l'abbiamo fatto vedere, nel senso si può fare, quindi insomma, è uno spottino che abbiamo anche realizzato, con l'aiuto e una piccola consulenza di uno dei nostri iscritti, che è Elisabetta, che è Che abbastanza ferrata, ringraziamo. sì, che è ferrata in ambiente, per quanto riguarda il tema, insomma, del cinema e così via. Io addirittura pensavo che, poi dobbiamo verificare un pochino il gradimento, però si potrebbe anche pensare di utilizzare il cinema un po' come tormentone, cambiando tematica, stare dall'horror, che ne so, alla fantascienza o a che, e incentrare su questo degli spottini, appunto, di propaganda, di promozione Beh, della un nostra po' emittente. i primi spot che sono stati fatti l'anno scorso parlavano proprio di fantascienza, infatti ho manipolato diciamo, orrendamente il povero Stanley Kubrick, il film 2001 dell'Odissea nello spazio, però sì, questo era il senso. Non lo possiamo interpellare Stanley Kubrick, ma non credo che poi, se fosse vivo, sarebbe tanto scontento. Ecco ragazzi, Claudio ancora non è tornato online, quindi aspettiamo se salta questo giro, quindi si starà avventurando, provo a chiamarla, vediamo se riusciamo, perché ancora non la vedo online, quindi evidentemente ancora non ha risolto i suoi problemi di Roberto? connessione. Sì, Marco, dimmi. Allora, Roberto sta, diciamo, facendo delle osservazioni in chat, alcune delle quali sono interessanti. Americano sta facendo queste osservazioni e una è bisognerebbe pubblicare l'elenco delle adesioni iscritte osservatori, altrimenti si lascia spazio ai brogli. Beh, sono d'accordo sul fatto che bisogna pubblicare l'elenco, noi infatti ci siamo ripromessi
di pubblicarlo già in questi giorni con largo anticipo rispetto all'inizio del congresso. Poi riguardo a brogli, voglio dire, vabbè, se si parte già con l'idea che un'associazione piccola come figura radicale ci sia qualcosa con interessi tali da mettere in piedi degli brogli, mi sembra un po' un'osservazione esagerata. Poi un'altra cosa che condivido da parte dell'americano, sì, l'elenco del comitato promotore, questo qui forse è qualche cosa che noi stiamo dando per scontato, perché ecco, quelli che siamo qui, che stiamo parlando adesso con Claudio Sterzi pure, e siamo in effetti il promotore, noi lo diamo per scontato perché interagiamo, parliamo, ci riuniamo praticamente spessissimo tutti i giorni. Però in effetti chi magari non ci conosce all'esterno, chi è venuto a seguire adesso il futuro digitale, questi elementi gli possono mancare. Poi sempre americano dice, le elezioni online, se non si conoscono i nomi e il numero dei votanti, sono la truffa in partenza. Ma noi ci guardiamo bene dal mettere in piedi delle truffe, anche perché qui non c'è niente da truffare. L'americano ha sempre un po' questa prevenzione, diciamo, di fondo per quale esprime il proprio pensiero, pazienza, vi condivido due delle cose che ha detto e sono cioè, sicuramente le cose del prossimo. Beh, c'è da dire che al momento i registrati, allora innanzitutto bisogna dire questo, non tanto ad americano che lo sa benissimo, visto che ci segue con attenzione, ma a chi legge le parole scritte dall'americano che sono sempre velenose. Noi proprio per evitare registrazioni fasulle abbiamo discusso molto e abbiamo alla fine approvato come comitato promotore una procedura per la registrazione al congresso leggermente complessa e per questo canzonata dallo spot che abbiamo presentato oggi, ma questo proprio per preservare da possibili brogli come doppie registrazioni eccetera. Infatti per tutti i soci costituenti è richiesta, oltre che la registrazione sul sito e quindi la validazione dell'email, che è una cosa che chiunque può fare, è richiesta anche la compilazione di un form con tutti i propri dati, con la richiesta se si è iscritti o meno a Radicali Italiani e infine con anche l'invio di un documento. Chi non... Ecco Roberto, ecco, a proposito di questo qui, mi dispiace che l'americano non potrà partecipare al volo congressuale perché lui strenuamente continua a mantenere questo suo anonimato e purtroppo se non ci manda la carta d'identità e se non svelerà la sua identità non potrà partecipare ai lavori. Ci priveremo della sua voce velenosa. Allora, per quanto riguarda quello che sta dicendo americano, se non dici quanti sono gli aventi diritti al voto, americano ci hai anticipato perché Marco Marchese ce lo dice da 4 giorni di pubblicarli, quelli che hanno finora aderito, che si sono registrati come soci costituenti o come osservatori, non l'abbiamo fatto per mancanza di tempo, ma sicuramente era nei nostri pensieri farlo. Devi sapere, americano, che questa è una web TV amatoriale e che quindi comunque sicuramente prima dell'apertura del congresso sarebbe stato fatto e lo faremo all'inizio di questa della prossima settimana, quindi domani o dopodomani. Ci ho detto, mi stavo soffermando, Marco, sulle modalità di registrazione per il congresso. Se siete d'accordo, io proprio delineerei il percorso, no, attraverso cui si può partecipare al congresso. Perché questo? Perché uno ha la possibilità o di essere mero fruitore del dibattito congressuale, in questo caso è sufficiente andare sul sito internet, in lettura sono disponibili tutti quanti i documenti, oppure si può scegliere di partecipare come osservatore, in questo caso si può intervenire nel dibattito, si può anche intervenire nel congresso attraverso Skype, però evidentemente poi non si può partecipare ai lavori congressuali producendo propri documenti, proprie mozioni, propri emendamenti e non si può votare soprattutto. Oppure ci si può registrare come soci costituenti, in questo caso evidentemente si può fare tutto, come diceva lo spot che abbiamo appena trasmesso. Questa gradazione anzi di ruoli consente evidentemente di
differenziare anche le funzionalità messe a disposizione di ogni utente registrato. Sono gli utenti registrati, che sono anche soci costituenti e che quindi hanno inviato il documento e compilato quel form, potranno votare. E io, se siete d'accordo, ragazzi, visto che ce l'ha chiesto l'americano, visto che dovremmo farla questa cosa, potremmo anche adesso dare in diretta quelli che sono i nomi di chi finora si è registrato ed invitare chi non l'avesse ancora fatto a farlo. Donato, puoi farlo te? Sì, come notazione ci dobbiamo limitare a nome, cognome e località di residenza. Sì, c'è sempre e poi se è socio osservatore, al discorso privacy. E poi se è socio costituente oppure osservatore. Certo, ci dici tu i nomi, Donato? Sì, un attimo che devo eliminare i dati sensibili e quindi poi potrò pubblicare. Vabbè, altrimenti lo dico io, guarda. Non ci metto un attimo. Allora, partiamo. Roberto, intanto che Donato si prepara, magari sì. Possiamo sentire Riccardo, Gianni. Sì, Riccardo, Gianni, forza. Riccardo non avevamo sentito prima, mi sembra. Sì, io ho già parlato. Hai già parlato quando? Hai fatto già un giro? Sì, avevo già parlato prima, sì. Ho iniziato. Distratto, Gianni. Sì, me l'ho distratto, mi chiedo scusa. Ero affascinato dalla nuova capigliatura di Marco. Allora, volevo dire... non fare offese perché l'ho fatta io, quindi non... Non mi permetto più, mi ero affascinato, ho detto, quindi... Guarda, siamo veramente... Ma Riccardo, stammi lontano, siamo agli antipodi. Io non me li voglio tagliare, però Riccardo, ma sei tu che tagli i capelli a Sergio D'Elia? Di la verità. Sì, sono fatta da qua e faccio una sforbiciata, ecco. Ok, Gianni, cosa stavi dicendo? No, io volevo soltanto eventualmente fare qualche proposta per quanto riguarda un ipotetico incremento di partecipazioni. E la proposta era questa: allora, oltre che alla valorizzazione appunto degli iscritti al sito, valorizzazione nel campo in cui ciascuno si sente appunto di poter dare un contributo, come appunto è successo oggi per questo spottino, e che quindi poi è una fase di transizione, quindi già l'adesione e l'iscrizione al sito, insomma, dimostra ed è una dimostrazione di vicinanza a questa associazione costituente. Io pensavo che si potrebbe anche prendere contatto con gli altri contenitori ampiamente intesi del mondo radicale della galassia, quindi le varie associazioni, e fare, visto che chiedere è lecito, poi rispondere si dicono che è cortesia, ma si dice che è cortesia, chiedere appunto magari proprio nei loro siti di inserire un qualche cosa che possa richiamare questo congresso costituente. Io sinceramente mi sentirei anche di poter dire che si potrebbe fare questa richiesta anche a Radio Radicale, anche se è irrituale, voglio dire, se vogliono ci rispondono, una citazione anche alle 2, alle 3 di notte potrebbe già essere... Ecco, intervengo su questo perché ce l'aveva fatto notare questa cosa Stefano, che sì. È uno dei registrati, Stefano Russo, giusto? Stefano Russo, uno dei registrati, che tra l'altro sta lavorando insieme alla sua agenzia di pubblicità per il nostro logo, è una cosa che donerà a TV Radicale, e ci aveva fatto notare appunto, in effetti manca ancora un ufficio stampa in TV Radicale, e dovremo però preparare dei comunicati per mandarli sicuramente a Radio Radicale, ma anche alle maggiori testate di informazione riguardanti le tematiche della comunicazione multimediale, l'informatica, eccetera. Quindi senz'altro dovremmo preparare un comunicato e inviarlo. Donato, sei pronto? Sì, sono pronto. Allora, dici questi nomi così americano sarà contento, lo rendiamo felice, diciamo in diretta. Sono 20, giusto? Un attimo. Non li ho contati, però sì, sono una ventina circa. Sì. Anzi, sono 18, per esempio. No, sono 20. Ah, vabbè, non ho gli ultimi due, quindi. Devi aggiornare, sono 20 registrati. Allora, un attimo, allora... Sono 20, li ho appena visti io, 20. Anch'io, ma avevo un elenco non aggiornato. Hai scaricato l'elenco, ok. Eh sì, appunto.
Vuoi che li legga io? Dal sito? Sì, se vuoi, sì. Ok, allora ti tolgo da questa difficoltà. Allora, i registrati per il congresso in questo momento sono 20. Adesso aiutatemi a contare quanti sono soci costituenti e quanti osservatori. Partiamo dal primo registrato, Donato Volpicella da Bari, registrato come socio costituente. Domenico Letizia da Caserta, registrato come osservatore. Riccardo Cristiano, non mi ricordo esattamente il comune perché non ho aperto la tabella. Riccardo, di dove sei? Non c'era Terinese. Non c'era Terinese, sì. Esatto, registrato come socio costituente. Roberto Mancuso, registrato come socio costituente da Lecce. Silvana Bononcini, della provincia di Modena, registrata come socio costituente. Luigi Mazzotta, da Napoli, registrato come socio costituente. Gianni Colacione, da Roma, registrato come, come socio costituente. Iuri Guaiana, da Milano, registrato come socio costituente. Andrea Deliberato da Roma, registrato come socio costituente. Stefano Russo, credo che sia di Roma Stefano, giusto? Adesso non ho tutto no, in forma no, aperta. Stefano sta Verona. Verona, registrato come socio costituente. Luca Pardi, scusate, Stefano Russo come osservatore. Luca Pardi, registrato come osservatore. Marco Marchese da Nocera Terinese, registrato come socio costituente. Eligio Rous, non c'ho il form aperto intero, quindi non so dire da dove esattamente, di dove sia, dovrei aprire un altro foglio e un'altra pagina. Comunque registrato come Roma, Eligio Rous, ok. Come osservatore. Dimitri Buffa da Roma, registrato come socio costituente. E Darietto, che sarebbe Dario Guadagnini. Da quale città, Donato? Feltre. Da Feltre, registrato come osservatore. Claudio Barazzetta, da dove, Donato? Milano. Milano, registrato come socio costituente. Claudia Sterzi, da Roma, registrata come socia costituente. Andrea Trisciuolo, da Foggia, registrato come osservatore. Emanuele Nicusor, da dove, Donato? No. Comunque registrato come socio costituente. E poi Antonella Sforza, che sono gli ultimi due registrati, quelli che non risultavano, sì. Che si sono registrati oggi alle 14, tra le 14.20 e le 14.30, registrata come osservatrice. Quindi totalmente quindi quanti soci costituenti sono? 5, 10, 15, 19, 19 registrati. No, sono 20 totali. E allora me ne è sfuggito uno, io qui ne ho contato 19, e 5, no. 10, 13 costituenti, 6 osservatori e una che mi è sfuggito, più due preannunci che li ho raccolti oggi e che si registreranno nelle prossime. Vabbè, consideriamo solo quelli acquisiti. Perché allora sono 13 costituenti e 7 osservatori. E 7 osservatori, benissimo. E siamo okay. 20. Quindi adesso l'americano sarà bello felice, si sarà segnato i nomi, i cognomi, tutto quanto, farà, non lo so, vigilerà lui se ci saranno dei brogli. Sì, infatti, anche perché io di brogli in casa radicale non ho mai sentito parlare. È l'unica. Infatti, stranissimo che ci sia tutta quanta questa cosa che si sta scatenando un po' nella chat, anche perché nel suo stile getta il sasso, però poi dopo non fornisce gli elementi necessari perché ha infangato un po' quello che è stata la lezione di Luca Coscione, insomma. Sì, infatti. Comunque andiamo avanti, evidentemente americano ha da gode nel fare questo tipo di cosa, già ho spiegato secondo me qual è il motivo per cui lo fa. E una cosa molto importante è che noi arriviamo a questo congresso avendo lavorato già ad una bozza di statuto. Marco, se ci vuoi presentare per grandi linee, diciamo, perché poi in sede congressuale faremo una presentazione nel dettaglio di quello che è il documento statutario che noi proporremo al congresso. Ma questa bozza di statuto è una bozza di statuto condivisa e approvata dal comitato promotore dopo circa un mese di discussione online sul forum
con quasi 600 accessi, un numero adesso che non ricordo di che non ricordo più, diciamo, di commenti, risposte e contro risposte, quindi un qualche cosa, tutto quanto un lavorio alle spalle, uno statuto che contiene degli elementi di novità, il fiore all'occhiello di questa proposta che poi verrà vagliata dal congresso, e quella che nella futura associazione di TV Radicale... Marco, puoi alzare un po' il tono della voce, vi si sente un po' basso? Si sente basso? Sì. Quindi ti dicevo, adesso come si sente? Un po' meglio. Un po' meglio? Sì. Un po' meglio. E quindi dicevo che questa bozza contiene un elemento di novità che è il nostro fiore all'occhiello, e che è quello di far diventare, per le associazioni che lo vorranno, soggetti costituenti di TV Radicale, con un posto direttamente nella direzione da parte del segretario pro tempore delle associazioni che aderiranno, oppure da parte di un suo delegato. È uno statuto che prevede pesi e contrapesi, abbiamo previsto la figura del direttore di TV Radicale, abbiamo previsto le figure di presidente, tesoriere e segretario, che sono le classiche figure delle associazioni tematiche, telematiche e nazionali anche radicali, è previsto un comitato di redazione che verrà scelto dal direttore di TV Radicale. È, diciamo, un sistema molto aperto, un sistema dove non c'è il presidentissimo che decide tutto e che domina tutta quanta l'associazione, ma ci sono figure forti, ma allo stesso tempo però che devono avere il supporto di tutta una serie di altre persone che collaboreranno a portare avanti, a tirare avanti il carretto di TV Radicale. Beh, insomma, mi sembra un buon lavoro, anche perché ci abbiamo ragionato talmente tanto. E per cui, insomma, vorrei fare un giro di opinioni. Gianni, sullo statuto cosa hai da dire? Dunque, intanto che io con gli statuti non sono nessun tipo di esperienza, quindi devo dire che in questo senso vado soprattutto mi sento di dirlo a fiducia, perché poi a essere capziosi e essere a spaccare il capello poi si troverebbe chissà quante cose da poter obiettare, quindi mi fido principalmente dell'elaborazione di Marco. Penso che sia abbastanza sia una previsione non troppo burocratizzante e non troppo burocratizzata e non troppo burocratizzante, mi sembra che sia sufficiente nei suoi organi costitutivi, soprattutto la libertà che abbiamo appunto pensato che possano avere i vari organi statutari, ma anche il direttore, di potersi poi circondare di collaboratori più o meno stabili per il loro, diciamo, incarico, e quindi mi sembra, insomma, abbastanza buono, fermo restando che poi nel congresso verrà votato, quindi come sempre il congresso è sovrano e verrà sottoposto alla volontà congressuale oppure eventuali modifiche o mozioni o quello che sia, insomma. Ecco, Riccardo, la tua opinione sullo statuto? No, io a me va bene così, non, cioè, per come è impostato va bene, cioè non ho niente da, non ho rimostranze, va in merito. Donato? Ma il giudizio è positivo, anche perché ho collaborato alla sua realizzazione, anzi ci terrei proprio a sottolineare la positività della modalità con cui si è arrivato a questo statuto, che comunque è diciamo ancora provvisorio, quindi non è detto che poi cioè è aperto ancora alla discussione, appunto la positività sta nella collaboratività con cui si è arrivato alla definizione di questo statuto, ed è un po' quella che è la caratteristica di TV Radicale, la collaboratività nella creazione dei contenuti, e nel momento in cui ci stiamo costituendo anche nella formulazione dei documenti che poi saranno presentati al congresso costituente. Quindi io rinnovo l'invito di iscriversi al sito di tvradicale.it e poi di registrarsi al congresso, magari come socio costituente oppure come osservatore, per continuare a collaborare alla stesura e alla modifica eventualmente di questo documento, di
di come tutti gli altri documenti. Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, quella di costituirci con un congresso che è solo online. In passato altri soggetti radicali hanno fatto ricorso all'online in varie forme, anche per quanto riguarda il momento del voto. Noi abbiamo voluto, stiamo correndo un rischio ben ancora più, diciamo, più forte, che è quello di tenere il congresso e tenere le votazioni completamente online. Quindi io chiedo a chi ci sta seguendo di correre con noi questo rischio. Ottimo, Donato. Donato. Ecco, Gianni, qualcuno ha una... Sì. La web TV aperta e c'è un ritorno. Io ho il volume a zero. Ok. Gianni, a te la parola. Scusate se vi interrompo. Io dico solo una cosa. Esco dalla trasmissione perché faccio delle prove con Gianmario. Perfetto, Riccardo. Ti ringraziamo per aver partecipato. Niente, grazie a voi, Riccardo. E ci vediamo dopo. Perfetto. Riccardo Cristiano interverrà alle 18:30 quando ci sarà lo spazio Certi Diritti, lo spazio, la conversazione di Riccardo Cristiano, questa volta con Gianmario Felicetti. Salutiamo Riccardo Cristiano e gli lasciamo il tempo, questi 20 minuti, per preparare il collegamento con Gianmario Felicetti. Ecco, Gianni. Allora, io volevo fare una domanda di servizio, tra virgolette, potrebbe essere utile, cioè sapere praticamente se durante la fase del congresso, prima delle votazioni, si può passare dall'essere soci osservatori, insomma osservatori, e diventare costituenti. In ogni momento, purché ci arrivi il documento per email, per fax, sì. ci deve arrivare la copia del documento e poi deve... Importante, perché potrebbe anche diciamo contemplarsi la possibilità che chi si è iscritto come solo semplice osservatore voglia avere magari contezza di più o meno del tenore del nostro congresso, del tenore di ciò che proponiamo, che vogliamo fare, e poi magari potrebbe essere convincersi di voler far parte di questa costituente associazione e quindi trasformare la sua posizione da quella di osservatore a quella di sostenitore, che insomma è una possibilità che quindi comporterebbe questa lista, sarebbe molto fluida anche durante il congresso. Assolutamente sì, fino all'ultimo momento prima del voto è possibile chiaramente modificare la propria registrazione da quella di osservatore, la posizione di osservatore, alla posizione di socio costituente, chiaramente previa comunicazione di questa volontà e invio della copia del documento. Esattamente, sì. Bene, allora ragazzi, Marco, un'altra cosa che volevo chiederti è questa: tu stai anche lavorando, hai già preparato una bozza di quello che sarà il regolamento congressuale. Sì. Ci vuoi tracciare anche qui le linee di massima di questo regolamento, grandi linee di questo regolamento, proprio per capire quelli che saranno i meccanismi per far funzionare la macchina congressuale? Ma guarda, il regolamento congressuale è un documento un po' burocratico, anzi, se la vogliamo dire tutta, anche palloso da questo punto di vista. E ciò che diciamo, regolerà i tempi proprio del congresso è l'ordine dei lavori. L'ordine dei lavori, fra l'altro, è già pubblicato. Il regolamento fissa quelle regole, tipo in primis come si insedia la presidenza e come saranno regolati questi lavori dalla presidenza, i poteri che ha la presidenza. Ecco, questo documento qui verrà approvato proprio all'inizio, dall'apertura del congresso, insieme all'ordine dei lavori, e poi dopo sarà un po' quella che è la legge che regola i lavori congressuali. E alla presidenza si insedierà il comitato promotore. Il comitato promotore quindi diventerà presidenza e segreteria di presidenza del congresso, regolerà i lavori con quel margine giusto, equo, di discrezionalità, per fare in modo che i lavori congressuali proseguano nel modo migliore, e al contempo con alcuni paletti, alcuni punti fermi, affinché non si possa verificare la circostanza che ci siano persone
che non abbiano la possibilità di intervenire oppure che non abbiano la possibilità di votare e cose di questo tipo. Poi ci sono cose tecniche, quella per esempio come si esprimerà il voto. Il voto si esprimerà attraverso l'espressione elettronica di un sì, di un no, di un'astensione su un link che verrà dato proprio al momento del voto. Questo a scrutinio segreto e accadrà alla fine del congresso, quindi accadrà domenica 11, quando si eleggeranno le cariche, segretario, tesoriere e presidente, ed eventualmente il... Marco, se puoi alzare un po' il tono della voce perché hai dei problemi al microfono. E quindi... Ecco, adesso va bene. Guarda, adesso va bene? Sì. Ah, ho capito. E quindi ti dicevo, si eleggerà a scrutinio segreto segretario, tesoriere, presidente ed eventualmente il rappresentante insieme al Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, e invece il voto palese avverrà attraverso un gruppo che è gestito da Google Group, che è stato già messo in piedi, c'è già il link, su invito, per cui ogni partecipante nella casella di posta elettronica riceverà l'invito ad esprimere il voto, quindi dovrà rispondere a questa email. Quindi anche in questo caso saranno veramente pochi, oserei dire quasi nulle, le possibilità di poter fare dei brogli, perché non saranno accettati voti se non attraverso la risposta. Marco, hai dei problemi al microfono, Marco. Guarda, al jack, prova, chiude, prova... Al jack del microfono, il jack del microfono che prende non prende bene. E adesso come va? Adesso va benissimo. Adesso va bene, può darsi pure che si è rallentato. Non so che cosa devo ripetere. No, no, si è sentito tutto basso, ma si è sentito. Ah, va bene, adesso quindi il volume è alto, è normale? No, è normale, adesso va bene. Ah, è normale, va bene. Quindi dicevo, volevo porre un po' una sottolineatura, volevo porre l'accento anche su questo discorso del rappresentante e eventualmente del rappresentante in seno al Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Noi abbiamo attivato, a norma dell'articolo 2 dello Statuto dei Radicali Italiani, quella procedura che è di riconoscimento da parte del Movimento Politico Radicale Italiano. Marco, di nuovo, mi dispiace dirtelo, ma hai dei problemi col microfono. E non so, vogliamo provare ad aspettare perché è probabile che... Adesso si sente bene. No, è proprio il microfono, Marco, che pare che non prenda bene il jack, secondo me. Ecco, adesso... Allora, proviamo? Sì, vai. Bene. E qui dicevo, volevo porre l'accento sul rappresentante in seno al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, perché abbiamo attivato questa procedura di riconoscimento e qualora fra i nostri iscritti vi siano almeno 25 iscritti anche a Radicali Italiani che opteranno per la nostra associazione, noi potremmo eleggere un rappresentante in seno al Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Anche questo mi sembra una cosa importante, perché questa associazione è un'associazione radicale, vuole proprio inquadrarsi e inserirsi a pieno titolo nella galassia radicale. Bene, Donato, spiegaci un po' invece il meccanismo del voto elettronico. Noi utilizzeremo un modulo voto di Drupal, che è il CMS sul quale è costruito il nostro sito, che si chiama VotoNave, anche detto VOA, elaborato da Romolini, Vittorio Romolini. Raccontaci un po' come si svolgeranno le operazioni di voto. Allora, sì, si è scelto di utilizzare il modulo realizzato da Vittorio Romolini, VotionR, poiché garantisce appunto che il voto venga espresso con la massima segretezza. Questo sistema è stato già utilizzato in Casa Radicale per l'ottavo congresso dell'associazione Luca Coscioni, nel 2010 per il congresso di Radicali Italiani e per il terzo congresso dell'associazione Radicali Senza Fissa Dimora. Ma per poter chi avrà il diritto di voto al congresso avrà un link per ogni organo eletto dall'assemblea, quindi presidente, segretario e tesoriere ed eventualmente anche il rappresentante in seno al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Quindi questo link
metterà soltanto agli utenti registrati al congresso come socio costituente la possibilità appunto di esprimere il proprio voto in modo elettronico. La cosa è abbastanza semplice. Insomma, non si devono spaventare, non stanno entrando in uno scary movie, no? Coloro che vanno a registrarsi per il congresso. Gli verrà indicato un link dal quale avranno la possibilità di esprimere il proprio voto, quindi eventualmente se... quindi molto semplicemente e concretamente. Scheda bianca, annullare la scheda oppure esprimere la propria indicazione per uno fra... Quindi ci saranno possibilità anche di votare scheda bianca? Certo, è così come una normale votazione, una tradizionale votazione. E scheda nulla no, Siano però. Nulla. Anche scheda nulla, sì, certo. E quando oppure è che si verifica? Oppure scegliere fra uno dei candidati alla carica che è in quel momento. E com'è che si manifesta votazione? La scheda nulla? Quando è che una scheda è nulla? Allora, niente, lo decide il votante. Il votante ha la possibilità di fare una di queste scelte e quindi esprime lui la scelta da fare. Ok, quindi attraverso la scelta. Molto concretamente noi daremo in chat un link per la cabina, esatto, un link per la cabina elettorale nella quale si vota per il presidente, al quale link possono accedere solo i soci costituenti, evidentemente. Un link per la cabina elettorale nella quale si vota per il segretario, e anche qui possono accedervi solamente i soci costituenti, e un link per la cabina elettorale nella quale si vota per l'elezione a tesoriere, e anche qui possono accedervi solo i soci costituenti. Lo stesso dicasi per l'eventuale rappresentante in seno al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Gianni, oggi ci interrogavamo su come fare per... e aumentare il numero dei registrati, anche se devo dire che 20 registrati al congresso a 8 giorni, diciamo, non è un risultato eccezionale, però è un buon risultato, considerando che molti si registreranno negli ultimi durante le ultime giornate del congresso, se non durante tutto lo stesso congresso. Quale idee potresti darci, diciamo, per aumentare questo numero dei registrati? Allora, intanto volevo fare una chiosa a quello che ha detto appunto Donato, che è importante per quanto riguarda le votazioni, ovviamente è importante dirlo, anche se ovviamente è scontato, che ovviamente dovremo provvedere sul sito a pubblicizzare poi i candidati, quindi per quanto riguarda le candidature, anche perché appunto possa essere noto in qualche contenitore, non so adesso bene come, qual è una lista di candidati. Da cui poi possono scegliere coloro che vogliono eleggerli. Per quanto riguarda le proposte, ecco, io come vi ho detto prima, dovremmo accedere appunto ai vari, provare a chiedere ai vari contenitori delle varie associazioni radicali. Per esempio, so che, per dire, la Luca Guscioni ha molto seguito, e quindi anche il loro sito è molto frequentato, e sarebbe importante. Ma non ultimo, appunto, avevo anche avuto l'ardire di pensare di mandare, per esempio, una proposta a Radio Radicale, per esempio, per mandare un piccolo messaggio registrato che potrebbero mandare, non so, provare a chiedere. Sì, Marco, dimmi. Gianni, guarda, ti interrompo soltanto un istante anche per farti sapere che avantieri, in ogni caso, sono partite alcune centinaia di email, e il discorso di dare la massima pubblicità al congresso di TV Radicale è stata proprio una richiesta espressamente fatta un po' a tutte le associazioni locali, delle quali abbiamo potuto raggiungere un indirizzo, uno o più indirizzi di posta elettronica. Ci siamo rivolti agli organi dirigenti, ai presidenti, ai segretari. Tu anzi sei stato proprio quello che ha raccolto un primo indirizzario di queste associazioni. Radio Radicale ha ricevuto anche comunicazione di questo congresso con l'invito di darne eco, per cui anche quindi no, sì no infatti questo sì, lo sapevo ha già diciamo ricevuto queste cose qua, e in più
Ti posso dire che, ecco, l'associazione Certi Ritti, al suo interno, all'interno della propria mailing list, il segretario ha anche già mandato un alert, possiamo dire, cioè dell'esistenza del congresso di TV Radicale. Quindi qualche cosa incomincia a muoversi, ma le tue idee sono assolutamente ottime, anzi l'impegno della prossima settimana secondo me sarà proprio quello di fare contatti personali per fare in modo che si dia la massima pubblicità a questa cosa. Poi dopo volevi intervenire dopo anche Roberto. No, stavo seguendo quello che stavate dicendo, senz'altro diciamo è importante sollecitare le varie associazioni, ma la cosa che già avete detto che è importante è soprattutto i nostri contatti personali, curarli e magari fare qualche telefonata in più del solito per, dopo aver mandato l'email, proprio per ricordare che vi è questa possibilità e che di partecipare al congresso. Certo, poi come è naturale durante il congresso vi saranno gli spazi per gli ospiti, quindi vi sarà la possibilità per chi noi inviteremo a portarci un saluto di intervenire nell'assemblea, nelle due dirette che faremo, per darci un saluto. E intanto faccio notare che Americano ci ha dato la notizia che lui si registrerà al congresso come osservatore. Allora, quindi ragazzi, la notizia è questa: finalmente sapremo il nome e cognome di Americano, perché delle due l'una, o Americano è un baro e allora si registrerà con un nome e un cognome falso e saremo autorizzati a chiamarlo baro, oppure è una persona leale e quindi si registrerà col suo vero nome e cognome. Però dubito che lui si registrerà col suo vero nome e cognome, quindi magari io, ecco, mi faccio promotore per prevedere una verifica via SMS della qualità di osservatore. Quindi questa è una cosa che propongo di inserire all'interno del regolamento congressuale. Cioè, perché, Roberto, scusami, mi voglio inserire pure io, no? Cioè, Americano un po', vabbè, mo io non voglio, sicuramente lui ci darà il suo vero nome e cognome, svelerà questa sua, scioglierà questo suo anonimato, ma non è che può avere la pretesa, è come se mo si facesse un congresso e arriva uno per intervenire incappucciato. C'è la stessa cosa, no? Sarà a favore del burka. Cioè, io onestamente, vabbè, ma lasciamo stare. Comunque, ragazzi, sono le 18:27. E quindi diciamo che lo spazio di conduzione si è concluso. Io, se siete d'accordo, manderei nuovamente lo spot, questa volta con meno problemi della volta precedente. E intanto vi saluto perché tra 3 minuti e mezzo parte lo spazio Certi Diritti con Riccardo Cristiano e Gianmario Felicetti. Un saluto a Marco Marchese, Donato Volpicella e Gianni Colacione. E chiudiamo la comunicazione con loro, torniamo nello studio di Lecce, chiudiamo la comunicazione con loro e gustatevi nuovamente questo fantastico promo horror del congresso di TV Radicale.